Come apprezzare la componente aromatica all'interno della nostra tazzina d'espresso? Dobbiamo renderci conto che quando andiamo ad alterare, a variare quella che è la predisposizione naturale di un caffè con i propri aromi, i propri gusti e le proprie sensazioni tattili, andando ad aggiungere dello zucchero, del latte o altri ingredienti, effettivamente noi cambiamo la sua struttura, ma soprattutto la sua resa. Perciò non è sicuramente sbagliato andare a degustare un caffè a proprio piacimento, quindi potendo bersi un espresso zuccherato oppure anche un cappuccino, un capumbì nella versione locale. Ma dobbiamo stare attenti che andando ad aggiungere altri ingredienti rischiamo effettivamente di avere un'esperienza diversa da quella che ci prospettavamo. Lo zucchero, per esempio, è un esaltatore non solo di pregi, ma anche di difetti.